Siete i Carota Boys, ormai siete famosissimi, fan di Sinner. Come siete nati? Qual è, tra virgolette, il vostro scopo? Beh, il nostro scopo è sicuramente quello di portare il tifo in Italia, un tifo differente, che diciamo che possiamo dire quasi di aver inventato noi, perché è un tifo sano, simpatico e diverso. Siamo nati a Roma con l'idea così di andare a tifare Sinner, diciamo casualmente, e poi è divenuta un po' una novità, una cosa particolare proprio per i nostri colori e per questa idea che è nata associata alla carota per Sinner, che aveva mangiato lo storico torneo di Vienna che ormai abbiamo già citato più volte. Ecco, voi siete stati anche a vedere Sinner in questa tenuta? Sì, sì, assolutamente. Come dicevo, siamo nati a Roma per poi essere ospiti di Lavazza, per poi passare a Parigi, a Roland Garros, a Wimbledon, a Londra, e infine l'ultima tappa è stata US Open a New York e siamo tornati una settimana fa. Ecco, insomma, vi divertite parecchio, mi sembra di capire quali sono i progetti all'orizzonte. Sicuramente ci divertiamo molto, vogliamo continuare a portare il nostro tifo e vogliamo magari addirittura integrare qualcun altro, nel senso che vogliamo che qualcuno in questo modo simpatico, scherzoso e sano e rispettoso possa andare avanti. Il prossimo step sarà sicuramente ATP Finals, dove saremo sempre ospiti di Lavazza, in cui c'è un progetto importante, ci divertiremo sicuramente perché giochiamo in casa. Quindi in qualche modo lanciate un appello che se qualcuno volesse diventare una carota siete disponibili? Sì, allora gli originali restiamo noi e ne siamo fieri, però assolutamente se qualcun altro volesse portare avanti questa tradizione della carota, che poi tra l'altro abbiamo già riscontrato sia in America che in altri stati, che gente che incontravamo con delle carote in mano o magliette arancioni o comunque che supportava il nostro tifo perché ci conosceva, noi ne siamo onorati e assolutamente sì.